22 agosto 2018, Teatro Comunale di Predappio. Di uscire tutti felici e contenti. Lascio la parola al sindaco che introduce un attimo la serata e poi ci sarà il direttore di Alea, Paolo Contò, che è qui per voi proprio per rispondere alle domande, partendo anche dai punti della petizione che avete pubblicato su Facebook e che abbiamo visto anche sui giornali. Quindi noi avremo preparato una PPT per quelli lontani, se vogliono vedere, dove c'è domanda e risposta scritta. Poi è a disposizione il direttore per approfondire le risposte scritte. A voi va bene così? Ok? Ok, buona serata. Sindaco? Grazie Mita, grazie a tutti voi che siete qui presenti, grazie a Contò. È un uomo in carne e ossa, non è un ectoplasma, cioè è lì. Paolo è un amico di Predappio e tutte le volte. No, perché alla fine no, è stato troppo pesante anche questa comunicazione sui social. E dobbiamo vivere così oggi, cioè niente da fare, no? Magari qualcuno si arrabbia, qualcuno poi. Però ci sta, niente da fare. Siamo di fronte a dei cambiamenti importanti e i cambiamenti molte volte spaventano. Io, il mio ruolo questa sera è questo, quello di raccontare come siamo arrivati qua. Non è che uno si alza la mattina e dice ma guarda, oggi si fa così. Io ero assessore 15 anni fa. Ma c'è? Non si sente? No, perché alcune temperanze dopo non vanno bene, cioè città Predappio, il sindaco, datemi un po' di spazio. 15 anni fa Forno in Popoli decide di iniziare il porta a porta. Io mi ricordo che Paolo Zoffoli, che era il sindaco, io ero assessore, il sindaco era qui a Predappio, Brocchi. E iniziò il porta a porta, un macello, cioè fu una cosa devastante. Oggi il porta a porta Forno in Popoli funziona ancora. No, no, io non so, paghi tante tasse, scrivi su Facebook, va bene, anch'io le pago tante, le paghiamo tutti.
tema è questo, ti faccio una narrazione. A Folli Popoli partì qui da noi il Porta a Porta, subito dopo partì Bertinoro e lo fece in corrispondenza delle elezioni, tant'è vero che tutti noi diciamo, adesso è un mago, come fai? Era Zaccarelli, no? E era perché aveva un'idea. Intanto nel 2009, se vi ricordate, io vinco le primarie con Lilian Flamini, poi vinco le elezioni e poi succede che c'è una rivoluzione qui da noi. Diventa sindaco Balzani, Roberto, e a quel punto incomincia una discussione. Non so se vi ricordate alcuni politici, mi ricordo Luca Bartolini, che faceva parte del Popolo della Libertà, che ha avuto una carriera importante, due volte consigliere regionale in regione si pigliano 8.000 euro netti, con lo slogan, lo ricordate? Era meglio quando non c'era. Forse aveva ragione, e probabilmente noi siamo partiti dal di lì. Perché? Perché nel 2011 era... smette di, cioè non c'è più la gara per la raccolta dei rifiuti, ma è in regime di prorogatio. E in regime di prorogatio, io nel 2011 ero già sindaco, tutti gli anni avevo il 6-7% di aumento della tariffa dei rifiuti. Vi ricordate che si chiamava Tari, si chiamava, cioè ha avuto tanti nomi, prima era la TIA, era una tariffa, poi è diventata tassa, e perché? Perché poi non si poteva più scaricare l'IVA ed è passata poi dove? All'interno del bilancio comunale, quindi la tassa dei rifiuti fa parte della spesa corrente del comune di Pernappio, che vale 1 milione di euro più o meno, compresi quelli che non pagano, che da noi sono circa il 18%. Cioè, quindi vuole dire questo? Quindi tutti quanti noi ci siamo trovati all'interno di una dimensione diversa, no? Diversa, in cui trattiamo i rifiuti in un modo diverso, in un regime di prorogatio, senza sapere esattamente com'era il piano industriale di ERA, perché tutte le volte che noi lo chiedevamo non ci davano soddisfazioni. Ecco che a quel punto è cominciata una rincorsa, è possibile emanciparsi? È possibile fare per conto nostro? È possibile che un territorio può anche essere al di fuori di una multi-utility dove noi siamo soci, eh? Il Comune di Pernappio piglia 110.000 euro di utili tutti gli anni per le azioni che ha, però di una società quotata in borsa, ma soprattutto ci siamo chiesti, è possibile dividere lo smaltimento dalla raccolta? Cioè chi è proprietario degli inceneritori, delle discariche, può essere lo stesso soggetto che raccoglie i rifiuti? Questa è la domanda. Ed è la domanda che poi tutti quanti ci facciamo, dove finiscono i nostri rifiuti quando non li differenziamo? Perché qui, non so in quanti siamo almeno 100, ma tutti quanti noi, nelle nostre case, ci vergogniamo se non separiamo la carta dalla plastica, dal metallo, da quello che è, perché siamo fatti così, siamo persone che lo fanno naturalmente, è così, lo stiamo facendo, però quando poi lo facciamo, a quel punto dici, ma perché io devo differenziare, eccetera, e poi non so dove va a finire questo rifiuto, no? E pensiamo che vada all'inceneritore perché deve smaltire 120.000 tonnellate l'anno, è così, quindi c'è tutto un mondo che è partito, no? Ricordate, no? Prima di 5 Stelle, anzi all'interno di 5 Stelle c'era la Raffaella Pirini, che poi è stata cacciata dei 5 Stelle, che è stata consigliere comunale a Forlì, che ha fatto una battaglia contro l'inceneritore, no? Perché poi le cose si tengono insieme. Noi produciamo rifiuti, noi siamo una società che produce una quantità grande di rifiuti. Io non so esattamente quanti chili pro capite noi produciamo, ma sicuramente più di 400 chili l'anno, più o meno, anche molti di più. Allora ci siamo detti, è possibile emanciparci da questo sistema? È possibile uscire da ERA per quello che riguarda il sistema rifiuti? È stata una battaglia enorme.
centinaia di articoli sui giornali in questi anni e nessuno di noi può dire che di non averli letti. C'è decine di risoluzioni in consiglio comunale, di discussioni da tutte le parti e nessuno di noi può dire di non aver avuto attenzione a questi problemi, perché ci volevamo emancipare da quel sistema, togliere il sistema della raccolta e quindi diventare proprietari del rifiuto e dall'altra parte eliminare il sistema dello smaltimento nello stesso sistema, nello stesso circuito. Questo lo dobbiamo accettare perché è stato un percorso che tutti quanti noi l'abbiamo affrontato. Chi dice il contrario vuol dire che è stato assente da un dibattito, da una partecipazione, da una volontà anche di volere, no? Che stride con la presenza di questa sera, perché se c'è questa volontà è evidente che siamo tutti quanti stati protagonisti di questo dibattito. Quindi c'è un rifiuto che fino a poco tempo fa veniva preso, raccolto e smaltito dalla stessa società. Io non so se avete visto i semestrali di ieri l'altro giorno. No, non ve lo racconto. Questo è un sistema che è una multiutility, però in un regime regolato, cioè dove sei in monopolio e tutti gli anni ti aumenta del 6%, e capisci che anche mio figlio che ha 15 anni riesce a fare impresa e guadagnare molti milioni di euro. E allora ci siamo detti, è possibile farlo? Bene, con chi lo facciamo? Negli anni che sono seguiti, quindi parliamo di 7, 8, anche 10 anni fa, delegazioni di amministratori sono andate a Contarina perché era la punta avanzata e siamo andati a vedere. Io una volta sono andato e come funziona? E funziona così, cioè, è un bacino di utenza di oltre 500.000 abitanti nel Trevigiano, quindi non una realtà completamente diversa, e funziona così. E allora ci siamo detti, come un territorio che vuole agire in un certo modo, perché poi voi sapete che esiste Atersir, che è l'agenzia regolatrice anche di quello che può fare un territorio. Quindi non è così facile costruire poi una società in house, in casa, al 100% pubblica, con la legge Madia che c'è stata, con tutto quello che è successo, eccetera. Uno sforzo gigantesco, con decine e decine di articoli sui giornali tutte le settimane. Uno non può dire che era assente, che non sapeva le cose, perché se alla fine 13 sindaci sono andati in quella direzione, 13 consigli comunali hanno votato, beh, alla fine c'è stato un qualcosa che è maturato, che ha portato, che poi ha deciso questa cosa qua. Quindi non è che uno si è inventato la mattina una cosa e ha detto guarda, facciamo così perché a me mi va. E non funzionano le cose così. Perché vuol dire che sei stato assente al dibattito, sei stato lontano da quando si discutevano, non so cosa facevi, però si stava discutendo di questo. Oggi noi siamo a questo punto, siamo riusciti a creare una società in house al 100%. Cosa vuol dire in house? Che non ha utili, non è quotato in borsa, cioè tutto quello che si guadagna va nella calmierazione del servizio. Poi dopo si affronterà il problema insieme a Paolo, no, di come si deve fare, ma se noi accettiamo il fatto, come l'abbiamo accettato, che c'era un mondo che non ci piaceva e siamo riusciti a uscirne, e credetemi, adesso non lo voglio dire, però tanti sindaci, tra cui quella di Roma, e mi hanno invitato un po' meglio, dico, come avete fatto? Io non lo so, ci ho mandato lui, ho detto, guarda, facci te, perché è così, non ci voglio andare. Quindi, no. Ma tu hai proprio l'orecchio, perché tutti sentono. Allora, se vogliamo fare della polemica, così a me non mi va bene, eh? No, a me non mi va bene, eh? Nicola, per favore, eh? No Nicola, è una serata dove questa sera le persone devono avere delle comunicazioni. Se qualcuno vuole fare della polemica, non ho capito. No, calma lui, perché si deve incappare?
calma te. Si era passato il microfono. Va bene, non ha capito. Abbiamo sentito tutto. È una serata, un po' citata, siamo calmi. No, allora Nicola, per favore. Ma per favore che cosa? Si è passato il microfono, scopra. Se non senti tu non ci posso fare che niente. Nicola Mattura ha problemi di udito e ve lo dico a tutti, capito? Perché è anche in prima fila, sei anche in prima fila, dai Nicola, però il discorso è questo qui. Quindi noi siamo arrivati a questa decisione, 13 comuni, non perché c'è stato qualcuno che ci ha obbligato a farlo, ma è stato un percorso che è almeno decennale. Questi anni hanno proprio consapevolezza, hanno proprio il fatto che poi parliamo di oggi di questo bidone, perché poi il problema è dice adesso mi hanno dato un bidone, oh, siamo tutti contenti del bidone, no, voglio dire, alla fine c'è chi non gli piace il colore, c'è chi non gli piace la dimensione, c'è chi non gli piace quello. Allora il discorso è questo qui. Io vi ho raccontato, vi ho fatto una narrazione di come ci siamo arrivati. E tutti quanti, nessuno può dire che era assente. Perché è possibile. Quando abbiamo portato in Consiglio Comunale tutte le decisioni, perché poi si fa anche confusione, e capisco anche se si fa confusione. C'è l'Unione dei Comuni, io sono anche il Presidente, l'Unione dei Comuni non c'entra niente con Alea. Alea è una società in house, l'Unione dei Comuni è un ente diverso. Livia Dellus è un'altra cosa. Poi io capisco che nella dimensione di... No, è un'altra cosa. Lei forse pensa di avere a che fare con tutti gli ignoranti? Io non so chi è lei. No, io voglio dire che io, guardi, c'è la mia mamma lì, ci dico la mamma che è ignorante, si incazza, perché devo trattare lei come l'ignorante? No, lei mi sta trattando come uno che offende, e io posso anche offendermi del fatto che lei mi offende. Livia Tellus è un'altra cosa, non è Alea, è diverso, ci vuole uno sforzo, è difficile, però tutti quanti siamo chiamati a fare uno sforzo senza offendere nessuno. Secondo me, ce lo faccio io fa anche lei. Allora, Alea si chiama Alea ed è una società in house, chiaro? Che ha il suo bilancio, chiaro? È un'altra cosa, non è Forlì Mobilità Integrata. No. No, io dico, se lei non lo sa, me lo spiego. Alea è un'altra cosa. Mi crede? No. A lei non mi crede. Alea è dentro Livia Tellus, Alea, insieme a tutte le cose. È una holding Livia Tellus, è un'altra cosa. Insieme a tutte le società. Il bilancio di Livia Tellus si fa in maniera... è diverso, è un'altra cosa. E gli chiesto uno sforzo, lo faccia, per favore. Come l'abbiamo fatto tutti, dai. Però non mi può dire che io la prendo in giro, perché non è così. Perché dopo alla fine fa tutto che non si capisce niente. Noi vogliamo parlare di altre cose. Noi non vogliamo parlare, però. Dopo lui non sente. Se no lui non sente. E allora devo... È un gran maleducato a continuare in questo modo. È un gran maleducato. Io non so cosa dire. No, aspetta. Io chiedo davvero questa cosa. Io voglio finire la mia narrazione. La mia narrazione è questa. Siamo arrivati a questo punto perché c'è stato un percorso che è durato più di 10 anni. Non è stato imposto dall'alto e a un certo punto arriva Alea. È stato tutto portato poi all'interno dei consigli comunali. È così. Poi oggi non ci spaventiamo perché ci spaventa il cambiamento. E io sono anche d'accordo perché quando arrivano dei bidoni di un certo tipo, però è anche vero che siamo... penso tutti quanti d'accordo che voi non potete pensare che il comune di Pradappio è lontano dalle persone, no, perché chi dice questo secondo me vive in un altro posto, perché il 25% il 25% del bilancio comunale è rivolto al sociale, una famiglia su 12 vive nelle case popolari, non abbiamo parcheggio e pagamento. Tutti gli anziani che sono nelle case di riposo residenti a Pradappio
prendono una mensilità dal comune di Predappio. E abbiamo tante altre cose. Io non so chi ha portato i bambini a Santa Rosa, quanto avete pagato al mese nella scuola comunale? 25? No, aspetta, perché alla fine tutto questo si risolve in una questione legata al sociale. Attenzione, eh? Allora, se voi pensate, e come ho letto da qualche parte, te non ti preoccupi degli anziani che devono spostare i bidoni grandi, te non ti preoccupi delle quasi 800 case sparse, eccetera, vuol dire che c'è qualcuno che non ha capito chi sono io o chi è la mia amministrazione. Perché vuol dire che non sa o non immagina neanche quello che noi rivolgiamo al sociale a Predappio. Perché se qualche volta c'è stata una reazione legata al voto 4 anni fa, perché vedete, e dice ma è stato... Allora succede questo, e ve lo dico proprio come ve lo voglio dire. 3 anni fa arriva un giornalista della Repubblica, il direttore della Repubblica, e mi intervista, mi fa 5 pagine sul Venerdì della Repubblica legata al museo del fascismo che voglio fare nel Palazzo di Fasci. Alla fine mi dice, ma scusa Silvio, te è l'ultimo mandato che hai, ti manca poco, non puoi più fare il sindaco, ma chi te l'ha fatto fare? Sai perché me l'ha fatto fare? Che sono nato lì, ho vissuto nel palazzone per 14 anni e io voglio bene a quella roba lì, a quel palazzo lì. Ed è per quello che ci ho messo la mia vita. E a questo punto tu arrivi e dici, ma scusa un attimo, ti mancano 9 mesi, non puoi più fare il sindaco. Chi te l'ha fatto fare? A metterti in una partita come questa dove ti insultano su internet, ti fanno delle cose, no, che non, e sembra quasi che non capisci niente, forse è vero, no? Perché ha parlato con la mia moglie probabilmente, non capisci niente, è una fuga di notizie. Sapete cos'è? È che probabilmente c'è un via di fondo legato al fatto che non siamo i primi a fare porta a porta, non siamo i primi, non stiamo inventando la ruota. Noi non siamo. La cosa più bella che ho letto su internet, sapete cosa c'è? Cosa l'ha scritta lei? E dice, ma noi abbiamo un paese pulito. Predappio pulito, Predappio molto pulito, è un complimento che è enorme. No, perché sai, per dei complimenti oggi fa fatica, visto che Gori mi ha detto guarda che qua viene donatore di sangue, ce n'è un'altra che l'abbiamo tagliata ieri mattina, no? No, per dire, perché è una gran fatica, eh? E dice guarda che Predappio è pulito, e allora dico, per quale motivo noi ci mettiamo in una condizione tale per cui pensiamo che il cambiamento ce lo può sporcare? Perché noi abbiamo sicuramente questa palla di vetro che ci fa vedere il futuro, dove dice guarda che poi la gente butterà, ma la gente siamo noi. Se è pulita Predappio, perché la tenete pulita voi, perché domani dovete buttare il bidone nel fiume? Non siete così, perché pagherete uguale. No! Siete quelli che tenete Predappio pulita, e per quale motivo domani la dovete sporcare? È la vostra Predappio, e voi ci tenete, e voi la sporcherete, e non butterete lì dentro nel fiume, perché ci tenete. E allora io dico, se oggi è pulita, perché domani deve essere sporca? Perché dobbiamo avere il problema del fatto che l'amministrazione comunale non pensa agli anziani o non pensa ai disabili? Per quale motivo pensate così? Cos'è cambiato nelle vostre teste? Cos'è cambiato nel vostro atteggiamento? Perché pensate così? Perché? E quindi io penso che chi pensa così vuol dire che ha un pregiudizio, e chi vive del pregiudizio bisogna stare attenti, perché la banalizzazione delle cose, il pregiudizio porta all'isolamento. State attenti. Io vi dico questo, se l'ha fatto Bertinoro, se l'ha fatto Forlì Popoli, se l'ha fatto Forlì, io non penso che noi siamo di sotto di Forlì Mesi, Forlì Popolini, di queste cose. E basta, capito? Perché il tema è questo, si tratta di fare esattamente quello che stiamo facendo oggi. Poi, se c'è qualcuno che ritiene in maniera pregiudiziale, quindi ideologica, perché nell'ideologia, sai cosa c'è? C'è poi il fatto che non vuoi discutere,
perché non vuoi cambiare. Io sono proprietario della fede. Non ci può parlare. Da dopo parlerai. Io ti dico quello che penso. Chi ha l'ideologia probabilmente è un qualcosa che ci sta, però attenzione, perché è paura del cambiamento, è paura del cambiamento. Scusate, perché altrimenti non andiamo avanti con la serata. Allora, prendiamo... Noi ha parlato per mezz'ora. Ok, avete tempo anche di parlare. Allora, siete pronti? Cortesemente, allora, che dite? Diamo lettura alla vostra petizione. Ok? Noi abbiamo le risposte scritte. Sì. E poi se volete approfondimenti. Se le riprendo tutte. Alcune domande non sono della petizione. Alcune sono di altri, perché buonasera intanto, spero di aiutarvi nelle riflessioni, sono una persona umana, effettivamente sono fatto di carne. Sì, no, nel senso che. Sì. Quello che. Sono una persona che viene da Treviso e che viene da questa esperienza appena citata dal Presidente, proprio perché è un'esperienza datata da molti anni, al punto che, per dire, oggi, che è il compleanno di mia figlia 19enne, lei non ha mai visto, cioè è una nativa differenziata, non ha mai visto i sistemi tradizionali che qui sembrano la normalità, ma anche in altri posti dell'Emilia Romagna ci sono queste esperienze, però è un'esperienza datata, ecco. Per cui qualche suggerimento per voi che state facendo delle riflessioni, discussioni legittime, mi sento di darlo proprio per questa esperienza, e quindi nel rispondere alle vostre domande, vostre, adesso non so se siano di tutti, ecco perché passo su ogni settore del progetto a inquadrarle, no? Adesso siamo nel settore del modello e ho messo nel modello la domanda che era pertinente, che è arrivata. Il modello che abbiamo presentato alle serate è il modello centrato sulla responsabilità. Il rifiuto è di ciascuno e quindi ognuno fa delle cose, si para, è responsabile, ne risponde, paga per quello che produce e non per quello che non produce e viceversa. Io sono responsabile del mio rifiuto, questo è il principio. C'è anche una responsabilità di una società pubblica come Alea, che rappresenta la responsabilità collettiva, che è tenuta ad avviarli correttamente al riciclo, perché devono essere puliti alla fonte, ma destinati agli impianti di riciclo adeguatamente. Il principio di responsabilità mi ha fatto venire in mente una delle domande, scusate se non sono tutte di questo territorio, le ho messe insieme per rispondere a tanti, magari a domande che nascono dal pubblico, ma sono le solite campagne pubblicitarie di una volta che faceva ERA e che come facevamo a sapere che le cose adesso sono cambiate rispetto a prima, posto che io non so cosa è successo prima. A me sembra che la comunicazione che c'entra sulla responsabilità singola e collettiva sia un fatto nuovo. A noi sembra che sia un fatto di discontinuità e credo che il messaggio e gli strumenti collegati a questa responsabilizzazione siano un fatto nuovo, infatti giudicheranno dopo le cose, però questo è quello che ha mosso il modello trevigiano e non solo, qualche milione di abitanti alla tariffa puntuale in Italia sarà la destinazione futura, sicuramente l'Emilia Romagna. Andiamo avanti sull'altra risposta. Poi presentavo i risultati della raccolta differenziata finora. Insomma, sapete che al 2012 noi dovevamo fare il 65% in Italia, 65% di raccolta differenziata. Allora quelli che si avvicinano, forse hanno superato, era Forlimpopoli e Bertinoro, perché avevano un certo modello di gestione, ma abbiamo risultati, non per essere generosi. Sapete che la campagna che è stata tanto vituperata negli anni 2008, 2009, 2006, beh, la campagna ha già superato
molti di questi comuni, molti di questi comuni, ma di molto anche, ha superato la Toscana, ha superato la Liguria, ha superato la Valle d'Aosta. E qual è il modello che si sta affermando là? Un modello di raccolta domiciliare, responsabilizzante. Quindi ogni utenza ha i suoi bidoni, uno di temi caldi sicuramente, e quindi avevamo spiegato qual erano l'articolazione dei servizi in funzione delle situazioni specifiche. Quindi queste erano, salvo il vetro che era stradale, per previsione obbligatoria, e solo questa, obbligatoria del piano d'ambito Forlì-Cesena, tutto il resto, che prevedeva un vetro stradale, il resto è raccolta domiciliare. Domande quindi legate alla raccolta porta a porta le ho messe in fila a questo ragionamento. Non più di due bidoni in casa, è una richiesta, è una domanda, una proposta, e nei condomini bidoni comuni. Attenzione, anche tutti, cioè non è che sia obbligatorio, cioè, scusate, mi spiego meglio. Ci saranno situazioni, e ci sono situazioni, abbiamo alcune già in mente, che avranno, se discuteremo con i condomini, la raccolta condominiale anche non solo di solo due, magari di tutte. Mi viene in mente Forlì, dove già abbiamo delle situazioni viste che sicuramente è molto complesso, Forlì anche la città capoluogo, ma questa organizzazione di quanti bidoni, se singole nei condomini o collettivi nei condomini, dipende dalla situazione dello specifico condominio. La raccolta porta a porta che è stata avviata a Forlì vecchia aveva una regola che fino a 5-6 alloggi c'erano i singoli, oltre i 6 c'erano i contenitori collettivi. Questa regola invece cambia e passa attraverso la determinazione delle situazioni specifiche. Potrebbero essere situazioni di piccoli condomini impraticabili o piccole utenze impraticabili che hanno un collettivo, oppure addirittura condomini vi garantisco che la città di Treviso ne è piena in tutta la cintura, condomini che ancorché più di 6 alloggi, 30, 40, vi assicuro che porterei un grattacielo, il più importante di Treviso, con popolazione, con etnie diverse da quella locale, hanno dei singoli dentro. Scusate, volevo dire quello, non si fatemi scappare via, sennò attorno a questo tema torno indietro, che forse non ho finito, forse. Ecco, le raccolte stradali, diciamolo subito, le raccolte stradali hanno il difetto, e probabilmente, perché io non sono convinto, lo avrà anche la raccolta del vetro. La raccolta del vetro avrà un problema di manutenzione, di pulizia, perché in strada le cose di tutti non sono mie, non sono responsabili, le cose, non perché siamo delinquenti, non perché siamo persone poco corrente, incivili, perché il comportamento sociale delle cose di tutti è una cosa un po' meno attenta rispetto alle cose individuali. Lo potete vedere sul riscaldamento, su tante esperienze della vita comune. Qui in Emilia Romagna vi porto l'esperienza della società del Modenese, che ha 11 comuni, sono partiti anche loro con questo modello già qualche anno fa, avevano lasciato la raccolta della plastica stradale, e il problema della plastica stradale è che l'impurità è tale da indurre gli stessi comuni a domiciliarizzare, che è quello che mancava, anche la raccolta della plastica. Poi andremo anche sull'umido per dare qualche informazione in più sulle raccolte stradali dell'umido. Andiamo avanti, quindi adesso sì. Ecco, poi c'è la domanda sulla risposta. No, non abbiamo capito la prima domanda. La richiesta di due sacchetti e due bidoni in casa invece che quattro bidoni. Non abbiamo capito la risposta. Allora, torniamo indietro. Allora, tutti i condomini, sì. Noi chiediamo due bidoni invece che quattro o due sacchetti. Allora, intanto premetto. Io sto dicendo perché facciamo questo progetto. Il progetto è stato approvato da tutte le autorità, da tutti i consigli comunali, quindi la società esegue questo progetto. Non è che è importante, almeno per avere una discussione, che non sia così, cioè, no, testosteronico come abbiamo avuto io, perché non conosco neanche.
Scusate, allora c'è la vostra rappresentante che avete detto, che avete nominato rappresentante del gruppo, ok? Ok, allora adesso lei legge le domande, ci date tempo, scusate perché altrimenti non riusciamo ad andare avanti. Allora, visto che c'è la vostra rappresentante, lei leggerà le domande che volete. Alla fine vieni qua, Maria. Benissimo. Prima diamo voce alle domande della petizione. No, però Anna Maria è stata assessore. No, io volevo solo dire due cose perché, a parte che è un merito di una scorrettezza inaudita, io assumo per ascoltare, perché la cittadinanza si trova anche singolarmente, io faccio parte di una frazione. Abbiamo fatto dei gruppi per leggerci quello che ci avete dato e volevo fare comunque due critiche in assoluto. Innanzitutto e anche voglio dire, poi dire quello che penso di riferimento a quello che c'è scritto. Cioè, innanzitutto è stato sbagliato il metodo perché è stata una cosa imposta dall'alto, quindi c'è un'autocritica che io faccio a tutti i sindaci, consiglieri presenti, comunali, perché sono loro, i singoli cittadini, e dovevano essere loro a confrontarsi quando è arrivato l'atto in consiglio e chiedere qual era il loro parere a spiegare. Questa è la prima scorrettezza che è stata fatta, perché le cose imposte finiscono così nel caos e nell'ansia di tutti i cittadini, perché voi, non, io sono in ferie da un mese, non vi dico l'ansia che ha creato anziani, giovani, nella mia frazione, per la più alta, ci siamo messi in gruppo a leggere puntino per puntino perché uno voleva sapere una cosa, l'altra cosa, tra di noi abbiamo fatto un lavoro partecipato, in autonomia, cosa che comunque andava fatta dal mio punto di vista anticipatamente, è un'autocritica che faccio a voi tutti, non fate più delle cose imposte dall'alto, perché la gente non ne può più, le vuole conoscere prima. Quindi questo ormai, lei prima diceva, non posso cambiare il regolamento di tutti i consigli comunali, è ovvio perché se è stato deliberato non è che adesso si può fare, andava fatto prima, quindi adesso si tratta solo di prendere atto di una cosa che è stata deliberata e che voi state attuando, non ne ha neanche colpa lei, è un tecnico, ovviamente lei applicherà ciò che è scritto, giustamente. Però giustamente, io stasera ho partecipato anche, dovevo confrontarmi, vorrei chiarezza su tante cose che ancora non sono chiare. Allora, sono stati consegnati questi contenitori, c'è chi li ha accettati, chi li ha rifiutati. Chi li ha rifiutati che cosa comporterà? Quando si discute, io le riporto quello che sento, dicono, ah, io li metto nel tubo perché io non li voglio. Vabbè, non è così neanche la regola, perché c'è anche il senso civico che credo che sia parte di tutti noi. Quindi una raccolta differenziata, un modello diverso di raccolta di rifiuti andava fatto e questo non è dubbio, perché non possiamo pensare a essere conservatori e di mantenere i vecchi sistemi quando poi effettivamente ci lamentiamo che gli inceneritori bruciano e inquinano l'aria di tutti. Allora, a questo punto ci sono delle questioni, secondo me, che andrebbero chiarite, a parte i punti di questi movimenti, che comunque io ho letto tutto, perché in internet ho sempre letto tutto. No, ho letto tutto, anche le interviste. Siamo galleristi, perché sono andati. No, secondo me avete fatto un movimento di secondo me anche di risveglio della popolazione, perché ovviamente le imposizioni... Ci siamo tirati dietro 7 comuni dietro a noi, eh? Ma effettivamente è una cosa che è partita e poi... Allora, la questione è questa, non è ben chiaro ancora il discorso della tariffa rispetto a ciò che paghiamo oggi. Di chi non è residente, ad esempio il comune di Predappio ha fatto un'ottima cosa, ad esempio per i residenti nelle case di riposo, aveva fatto un regolamento che di diminuzione della tariffa, ecco, se questo viene mantenuto, io l'ho chiesto alla signora che ha portato i bidoni, ha detto faccia presente, però lei poveretta cosa vuole? Dopo se vuole rispondere lei, considerato che gli anziani sono tanti, nella mia frazione sono la stragrande maggioranza, quindi è importante sapere anche cosa cambia, perché questo non è chiaro dal punto di vista della tariffa. Dal punto di vista delle responsabilità, giustamente lei prima
l'ha chiarito, però è anche vero che noi mettiamo i bidoni sulla strada, quindi esempio auto sulla strada. Ecco, vorrei che fosse chiaro che giustamente il senso civico, se mi dice passo il martedì, ovvio che non glielo devo mettere il lunedì, perché poi anche noi cittadini dobbiamo avere un minimo di senso civico. Viene il martedì e il martedì lo metto fuori la notte o un attimo presto, perché cioè, effettivamente, come dicevano prima, il pericolo c'è, perché se un bidone va nella strada, vedi, poi c'è la questione dei negozi che ancora non è stata chiarita, dei ristoranti, quindi, e poi c'è anche la questione che molti sento che si lamentano, chi ha anziani in casa, ad esempio, non autosufficienti, i bambini giustamente, il rifiuto anche, cioè quello è pure peggio, perché nelle strutture ci sono i rifiuti organici che li ritirano a parte, quindi anche il discorso mestruale normalmente dentro al femminile nelle strutture igienicamente lo diciamo perché è un fatto naturale, mettono dei contenitori apposta che li tirano, non vengono neanche, li tirano veramente a parte i pallolini nelle strutture ospedaliere, sanitarie, sociali, e quindi questi sono i temi importanti, considerato adesso che si è partiti, meglio, cioè bisogna essere chiari, propositivi nel modo in cui si può perfezionare il sistema di raccolta. Questa è la cosa più importante, credo che tutti noi lo vogliamo, come si può perfezionare per evitare che non crei disagi, perché non è sempre così vero che anche dove c'è il disagio non l'ha creato, ecco. In certi paesi l'ha creato come. Quindi come evitare? Quindi un senso educativo civico a noi serve, ma serve ascoltare, trasmettere, parlare tra di noi, serve essere anche come queste persone che si stanno dando da fare dal punto di vista, perché comunque ci serve per riuscire a vivere in comunità, se no rischiamo veramente che fra due mesi ci ritroviate qua che succede la rivoluzione. Ma non dico predappo, ma dove? Perché cioè, il problema è generalizzato. Quindi c'è bisogno di chiarezza dal mio punto di vista. Siccome io sono una cittadina, vi dico quello che sento stando con la Purtroppo non era prevista una udienza così lunga, la capacità della memoria in mia distrazione non mi permette di finire la rivoluzione. Forse devo rispondere direttamente a questa prima domanda prima della petizione. Rispondiamo alla signora. La signora allora ha fatto due domande, una relativamente a come si calcola il numero di abitanti se una persona è andata in casa di riposo. Questo mi serve per dire, si calcola come prevederà il regolamento dei comuni, se il regolamento dei comuni, come adesso lei mi ha detto, che è in tassa, prevede che nel calcolo del numero di componenti del nucleo della famiglia non c'è la persona stabilmente ricoverata, insomma non so come lo dice il regolamento, non è Alea che fa il regolamento preciso, sono i comuni che hanno questa competenza, io lo devo applicare. Quindi il regolamento servirà che c'è una, per dire, una riduzione per il numero di occupanti. C'è anche un'altra sindaca lì, parliamo con i sindaci allora, scusa, se no, fatto tutto loro. Ma sto dando informazioni, cioè Alea è un soggetto industriale che esegue un servizio, per carità. Quel progetto, di cui sono molto convinto perché l'ho vissuto da 20 anni, funzionerà anche qua. Se ci sarà bisogno di correggerlo, signore, vengo alla sua osservazione, siccome penso di essere anche un po' umile, voglio dire, io sono sicuro che funziona, però l'infallibilità non è delle persone. Io penso che se per strada, in una relazione di dialogo, si trovano delle soluzioni man mano, allora vengono questi confronti, di trovarci anche in altre sedi e dire sì, siamo partiti, però questo manca, questo si può correggere. Io credo che il modello, al di là delle preoccupazioni che vengono, funzioni, perché l'ho visto da tanti anni, non